Non ci hanno pensato due volte e, men che non si dica, sono partiti da Città di Castello alla volta di Cantiano. È stato un fine settimana di intensa attività per l'associazione Alto Tevere Senza Frontiere. Una squadra di volontari ha preso parte ad una missione nelle aree flagellate della terribile alluvione che ha coinvolto nei giorni scorsi diverse zone delle Marche. Il nostro intervento è stato dettato, diciamo, un po' anche dal desiderio di metterci a disposizione di fare qualcosa proprio a Cantiano, che è stata una delle zone più colpite dall'alluvione, anche se miracolosamente è stata una delle zone dove non ci sono state vittime. E il nostro intervento è stato, diciamo, quello di metterci a disposizione nel centro storico di Cantiano delle tante situazioni di necessità. È stato bello anche vedere come c'è stato proprio un concorso spontaneo di cittadini, di volontari, di associazioni, e lo scenario è stato veramente impressionante perché la cittadina, il centro storico, è stato invaso da più di 2 metri di acqua, di fango, e ancora oggi stanno cercando di liberare. Quindi abbiamo dato una mano proprio a sgomberare alcuni locali del centro storico dove c'erano delle attività economiche, dei bar, e a liberare dal fango con le pale, a liberare dagli oggetti, dai mobili purtroppo ormai inutilizzati. Un modo per offrire un aiuto concreto, ma anche per porgere la propria vicinanza alla popolazione in un momento di grande difficoltà, anche a livello emotivo. Quello che colpisce è proprio il fatto che, anche ascoltando un po' le testimonianze, veramente in pochi minuti, ti viene trascinata via una parte di vita. Locali, per esempio, come bar, ristoranti, costruiti anche con anni di sacrifici, in cui il fango ha invaso tutto, ha reso praticamente tutto da buttare, anche anni di lavoro. Quindi c'è una componente anche, possiamo dire, emotiva forte, quindi il bello anche di trovarsi lì in tante persone è stato anche proprio una spinta per ripartire, anche per la gente del posto, al di là dell'aiuto concreto, però anche quello di sentire proprio il calore, la vicinanza di qualcuno, e c'erano effettivamente tanti volontari anche da altre parti del centro Italia che sono proprio arrivati per dare una mano.